Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi finalmente il video top 2017 in collaborazione con Giulia Tassini. Se vi ricordate, con lei ho girato lo stesso video l'anno scorso, quindi trovate giù nell'info box il link per il suo video. Top 2017, è stato davvero difficile fare una cernita così grande e riassumere in un unico video tutti i prodotti che più ho amato durante quest'anno. Vi lascerò qui da che minuto andare se vi interessa magari solo la skincare, perché tempo fa ho fatto un sondaggio su Instagram mettendovi a scegliere fra un video solo makeup o un video makeup e skincare. Diciamo che la maggioranza preferiva il video misto, quindi makeup e skincare, però comunque c'erano delle persone a cui non interessava la skincare, quindi ho deciso di fare così. Prima facciamo tutta la carrellata di makeup e poi tutta la carrellata di skincare. Inutile dirvi di munirvi di tisana, tè caldo, cioccolata, quello che preferite, perché comunque sarà un video abbastanza lungo secondo me. Diciamo che per essere anch'io abbastanza comoda mi sono già messa la parte di giù del pigiama. Dunque, diciamo che ho cercato di seguire un filone logico, quindi per il makeup iniziamo dalla base. Come vi dicevo poc'anzi, per alcune categorie di prodotti non mi è stato possibile sceglierne solo uno, quindi iniziando dai fondotinta, questi sono i miei preferiti del 2017. Sono davvero molto diversi. Questo è il 24 Hour Care Perfection di Deborah Milano, io ho la colorazione 02, ha davvero un'ottima coprenza e siccome all'interno contiene acido ialuronico, ha un'idratazione continua. E io l'ho utilizzato comunque anche su una pelle mista. Certo, il naso comunque tende spesso a lucidarsi, però diciamo che le zone secche, quindi magari la fronte o il mento, erano sempre belle idratate, il fondotinta non si spaccava, veramente ottimo. Di questo vi lascio il link per la recensione giù nell'info box. Poi, questo invece è il Nude and Perfect di Debbie, nella colorazione numero 3, Oil Free. Ed è un skin tone adapting, allora questo l'ho usato durante l'estate ed è stato davvero un ottimo acquisto, ho pagato una fesseria fra l'altro. Cercavo un fondotinta dalla coprenza medio-bassa, ma che comunque mi tenesse a bada il lucido. È stato davvero un ottimo acquisto perché comunque d'estate la zona T mi si lucidava in neanche un'ora. E questo, ragazzi, è stato l'unico fondotinta fra tutti quelli che ho provato che ha superato comunque il test estivo. In più ha questo aspetto talmente naturale che sembra di non avere nulla. Spesso mi è stato chiesto che fondotinta avessi quando avevo questo, perché appunto sembrava di non avere niente. Poi Glam Beige, questo lo stesso l'ho usato tutta l'estate, mi è piaciuto tantissimo perché ha questo effetto matte luminoso, un profumo veramente floreale che vi ripeto, andatelo ad annusare perché c'è chi comunque non tollera le fragranze nei prodotti che vanno sul viso. Questa è la tonalità Light con SPF 20, anche questo coprenza che mi ha stupita perché è davvero modulabile, quindi è una coprenza che può diventare da media a medio alta. Mi è piaciuto tantissimo perché questo, tranne fronte e naso, non lo fissavo e creava già da sole punti luce. Perché comunque quando andavo magari a girare il viso sembrava che avessi già applicato l'illuminante, quindi un fondotinta veramente ottimo. Anche di questo recensione giù nell'info box. L'ultimo è questo qua, il Photo Focus Foundation di Wet n Wild. Non posso dire averlo provato per tutto il 2017 perché ce l'ho circa da un paio di mesi, ma è veramente fantastico. Io mi ci sto trovando benissimo, l'avete già visto nei preferiti di dicembre perché comunque l'ho utilizzato tutto novembre e tutto dicembre prima di potervene parlare. Ovviamente la coprenza varia a seconda del metodo di applicazione, quindi se lo applicate con le dita avrà un tipo di coprenza, se lo applicate con un pennello avrà un altro tipo di coprenza. Ma dipende anche da che tipo di pennello, se usate magari uno a setole sintetica lingua di gatto, se utilizzate magari uno un po' più fitto come l'Expert Face Brush di Real Techniques, oppure se lo applicate con una blender, cambia tantissimo la verità. Io per ora mi ci trovo bene usando comunque un pennello fitto, quindi setole sintetiche ma fitto, non uno a lingua di gatto. Coprenza che a me piace tantissimo. Io come colorazione, se vi può aiutare, ho Soft Beige. Lo adoro, mi piace veramente un sacco, ha un'ottima tenuta, anche questo ha quel finish matte luminoso ma non ha perlescenza al suo interno. Diciamo che non è assolutamente un fondotinta che sembra costi 6-7 euro, mi ricorda tanto fondotinta molto più costosi. Correttori, qua chi mi segue penso sappia già assolutamente l'HD, questo nome lunghissimo, Studio Photogenic Concealer di NYX. Correttore della vita, proprio fantastico, eccezionale, coprenza assurda, ma allo stesso tempo dà un effetto naturale e in più illumina tantissimo lo sguardo. Waterproof, quindi significa che io con le salviettine non riuscivo a levarlo e con alcune acqua micellari lo stesso non riuscivo a eliminarlo.
tenuta fantastica. L'unica cosa è che una volta che si applica va fissato immediatamente, perché se non lo fissate con la cipria tende a infilarsi nelle pieghette e poi da lì non si smuove più. Anche di questa trovate la recensione giù nell'info box. Un altro correttore di cui voglio parlarvi è il Photo Fox, quindi è la stessa linea del fondotinta di Wet n Wild. Anche questa è stata una rivelazione, perché devo ammettere che nel mio caso è difficile trovare correttori che coprano bene le mie occhiaie. Io ormai lo avete visto in quei pochi tutorial che vi ho girato, io ho delle occhiaie veramente belle scavate, violacee, con delle venuzze sia comunque nella zona del contorno occhi ma anche nelle palpebre. Questo correttore è davvero ottimo, l'unica pecca è che secca leggermente, perlomeno nel mio caso. Quindi cosa vi consiglio? Cercate di idratare bene il contorno occhi. Vi dico anche che c'è chi lo paragona al Radiant Concealer di NARS. Io non l'ho mai provato, quindi non vi so dire. Ciprie, molto molto velocemente, assolutamente la Banana Dreams di W7. Allora, questa è una cipria da 20 grammi. Ce l'ho praticamente da inizio anno e sono neppure a metà. È una cipria fantastica, leggerissima, con cui adoro andare a fissare il perioculare, quindi tutta la zona del correttore e a volte anche comunque i lati del naso, perché appunto mi piace questa sorta di cipria che ha questo effetto leggermente illuminante essendo giallastra. E vi devo assolutamente parlare di questa cipria di NYX, che ormai è proprio quasi alla fine, cioè sono proprio agli sgoccioli. È l'HD Studio Photogenic. Magari nel mente c'è anche stato un repack, perché questa ce l'ho un annetto circa. È stata una delle poche ciprie che comunque teneva a bada la zona T, quindi mi permetteva di non averla lucida e non fa quell'effetto pesante di cipria, quindi resta molto leggera e sottile. Passiamo ai blush. Credetemi che sono dovuta andare a ripescare il blush dello scorso video, perché ho detto non voglio assolutamente mettere in questo video prodotti già visti, perché comunque sì, ci sono prodotti che io uso magari anche dall'anno scorso, che ho ricomprato e che comunque continuo a utilizzare, però proprio mi è venuto il pallino e non volevo ripetermi. Allora, preferito in assoluto Popcorn di Neve Cosmetics. Perché vi dico che sono andata a ripescarmelo? Perché l'anno scorso avevo messo Daily, invece quest'anno assolutamente Popcorn. Lo indosso anche oggi, lo indosso sempre, è un nocciola, è un color nocciola abbastanza caldo, ma non è il classico pescato. E dona questo effetto di salute a chi magari ha il pallore costante come me. Altro preferito, questa palette di NYX. NYX è stata davvero molto molto presente nel mio 2017. Si tratta della Sweet Cheeks Blush Palette. La pigmentazione è veramente pazzesca. I colori si sfumano da soli, non fanno macchie. Peccato che non ci siano i nomi, perché ad esempio i due pescati sono per ora i miei colori preferiti. E se un domani volessi ricomprarli, mi spiace che magari non ci siano nelle cialde, comunque come cialda singola. Sono quasi tutti opachi tranne questo, che è quasi una sorta di illuminante. E questo qua, che più che un blush sembra un bronzer leggermente satinato. Continuiamo con i prodotti per la base. Per quanto riguarda il contouring, miracolo, ho un solo prodotto, perché in realtà ne avevo più di uno, ma questo li batte tutti. Si tratta di questa palette di Wet n Wild Mega Glow Contouring Palette Contour. Io ho la tonalità più chiara, perché sono due tonalità. La parte gialla è raro che io la utilizzi, perché comunque diciamo che l'uso che ne faccio io è andare magari a scavare bene il contouring, quindi evidenziarlo ancora più, ma è raro, diciamo che è una cosa un po' artefatta. Ma questa cialda qua, che in camera mi sembra che sia abbastanza aranciata, vi assicuro che è bella fredda. La utilizzo sempre per il contouring, è fantastica e inoltre si sfuma veramente in un secondo. Invece per scaldare l'incarnato, anche qui un solo prodotto, e si tratta della cialda di Saint-Tropez di Nabla. Questa mi è stata regalata dalla mia migliore amica. Solitamente ho sempre utilizzato la Chocolate Soleil di Too Faced, ma da quando ho questo è come che io mi dimentichi di averla. Qui lo vedete indossato, è proprio un bronzer leggerissimo, proprio, se non sbaglio, Mr. Daniel l'aveva chiamato Saint-Tropez proprio per ricordare quella lieve abbronzatura, l'effetto baciata dal sole, se non ricordo male. Ah, qui mi ci voglio, parliamo di illuminanti.
Anche qui chi mi segue sicuramente saprà di... Facciamo spoiler, vabbè. Chi mi segue sa di questo illuminante, quello di Wet n Wild è quello che ho anche oggi indossato. Lo utilizzo sempre, infatti ormai la cialda è bella scavata, si vede, penso, il rilievo qua. Soprattutto perché non mi andava di distruggere il disegnino. È un illuminante effetto bagnato, stupendo. Non ha glitter al suo interno, quindi ha una satinatura meravigliosa. È come colore quasi un rose gold. Secondo illuminante, questo di I Heart Makeup. Questo l'avevo comprato a Milano ed è il Goddess of Love. Meraviglioso, anche questo un bellissimo rose gold. Però è leggermente più giallo rispetto all'altro. L'effetto è davvero molto molto simile, quindi lo utilizzo comunque a seconda del make up che indosso. Ultimo illuminante, quello che vi ho spoilerato, è il Liquid Luminizer Strobing Pen di Catrice. Tra l'altro di questa marca trovate tutto il video completo, ve lo lascio qui. Allora, come vi ho già spiegato nei video, io questo faccio così. Utilizzo poco prodotto per volta, lo lavoro con i pupazzetti e poi lo tampono così sullo zigomo. Ecco, in questo modo penso riusciate a vedere la differenza fra i tre, quindi Wet n Wild Mega Glow, Goddess of Love di I Heart Makeup e questo Strobing Pen di Catrice. Tra l'altro questo di Catrice mi ha veramente stupita perché una volta che si asciuga non si smuove. Quindi io una volta che lo utilizzavo sulla mano, comunque usavo la mano come tavolozza, poi assolutamente dovevo usare un bifasico perché stava lì, non si smuoveva e una volta me ne ero totalmente dimenticata e è uscita con la mano sporca di illuminante. Per quanto riguarda invece il fissaggio della base, ho due prodotti da mostrarvi. Sono abbastanza diversi fra loro. Allora, uno è la nebbia fissante. Questa è la vecchia confezione perché da poco c'è stato un repack. Allora, io questa la utilizzo sia su tutto il viso prima di applicare il make-up. Lo utilizzo anche una volta che prelevo le polveri per ombretto, ad esempio. Lo erogo direttamente sul pennello proprio perché dà una pigmentazione ancora più satura dei colori e ovviamente li rende molto più brillanti. Oppure lo utilizzo proprio come spray fissante su tutto il viso. Mi piace moltissimo anche lo spray perché è veramente molto molto ampio. L'altro invece è il Fixing Spray di I Heart Makeup. Ragazze, questo spray mi fa tenere benissimo il trucco tutto il giorno. Non pensavo, perché questo è forse uno dei più low cost che ho provato, mi sembra così sui 5,99€. Mi ha stupito per la sua tenuta perché veramente è pazzesca. Siamo solo ai prodotti per la base. Passiamo velocemente agli occhi. Quest'anno secondo me è stato l'anno delle palette, perché comunque tantissime case cosmetiche sono uscite con delle palette meravigliose. Una di queste di cui voglio assolutamente parlarvi è la Dreamy Shadow Palette di Nabla Cosmetics. Questa ve l'ho già mostrata, vi ho anche fatto vedere un tutorial realizzato interamente con questa palette. I colori sono meravigliosi e mi piace perché sono veramente burrosi. La cialda, comunque, una volta che provate il prodotto, è leggermente polverosa, ma non avete assolutamente fallout. Per ora sono i matte che io preferisco in assoluto perché sono veramente qualcosa di iper scrivente, pigmentazione fantastica. Per quanto riguarda invece gli altri colori, quindi quell'effetto metallico, hanno un'ottima scrivenza, ma hanno un payoff leggermente inferiore. L'unico colore con cui proprio non riesco a trovarmi è questo, Delirium. Ha un fallout pazzesco. L'ho provato, sì, applicato con le dita, con i pennelli, con sotto una base cremosa. Niente, non riesco a farmelo piacere. Vediamo se magari un domani riuscirò ad apprezzarlo. Se vi interessa vedere un look realizzato con questa palette, vi lascio il video qui. Un'altra palette che mi ha non solo stupito, ma che ho davvero amato veramente alla follia, e togliamo questa cosa che odio, è la palette di Make Up Revolution. È qualcosa di meraviglioso. Il trucco che vedete oggi l'ho realizzato interamente con questi colori. La differenza che ho notato è che comunque sono colori molto più secchi, nel senso, quando voi prelevate il prodotto vedete che la cialda è molto molto secca. Anche queste si tratta comunque di cialde leggermente polverose, ma il fallout è proprio zero. Ricordo che quando questa palette è uscita, con Laura l'abbiamo ordinata immediatamente, cioè forse c'erano tipo due recensioni. Tra l'altro una delle recensioni era di chi l'ha creata in collaborazione, quindi la recensione era di Soft as Nails. Per quanto riguarda questa palette, i colori sono veramente assurdi, pigmentazione eccellente, mi piace anche più il range dei colori, perché comunque c'è il bianco, c'è il nero, c'è un bel panna comunque per settare bene la base, miliardi di colori transizione, colori caldi, colori freddi. Vi consiglio, se mai doveste comprarlo, se già la possedete, i colori metallici utilizzateli con le dita, perché secondo me
Non lo so, pressarli con le dita è il miglior metodo per tirar fuori comunque tutta la brillantezza di queste cialde. Altri ombretti, allora io ho il problema di tenerli nelle scatole, lo so, è un problema. I miei preferiti, tre cream shadow di Nabla. Allora, Birchi, se non sbaglio, ve ne ho già parlato, ho utilizzato comunque tutta l'estate. Entropy è stato il mio primo cream shadow che diciamo che ormai si sta quasi seccando, come vedete, gli ho fatto proprio un bel fossetto. L'ultimo invece è Caffeine. Caffeine lo sto utilizzando praticamente tutti i giorni, soprattutto quando sono molto molto di fretta, ed è questo bellissimo marrone dorato. I cream shadow sono fantastici perché la loro tenuta è veramente qualcosa di unico. Io li applico senza primer, non fanno crepe, non fanno pieghe, non si sgretolano, sono veramente degli ombretti fantastici. Quando devo stare fuori di casa tutto il giorno, la maggior parte delle volte applico questi, non perché comunque gli ombretti in polvere mi vadano nelle pieghe, però diciamo che sono veramente una certezza assoluta. Per quanto riguarda i mascara, vi lascio immaginare quanto sia stato per me difficile scegliere. Allora, assolutamente preferito il 2017, il Paradise Ecstatic di L'Oreal. Di questo vi ho già fatto il video perché comunque io lo considero il dupe del Better Than Sex di Too Faced, anzi mi ci trovo meglio perché non mi crea tutto il fallout che mi crea l'altro. Vi faccio vedere lo scovolino per chi non lo conoscesse. Ciao amica, mi stai scrivendo mentre giro il video? Ecco qui lo scovolino. Mi piace molto il volume che crea perché è un volume senza grumi e separa bene le ciglia. Altri due mascara preferiti e che mi hanno davvero stupito sono questi due di Catrice. Trovate entrambe le recensioni nel blog, ma ve le lascio comunque giù nell'info box. Uno è il Glam Doll Sculpt and Volume Definition, questo è il suo scovolino. Quindi sempre scovolino nell'assomero con i dentini di varia grandezza. Io veramente, ragazze, è raro che mi sia trovata così bene con un mascara e lo riacquisterò perché comunque sta finendo. È raro che io riacquisti un mascara. Si possono contare sulle dita di una mano le volte che io ho ricomprato un mascara, ma penso che qua farò davvero un'eccezione. L'altro mascara invece è il Rock Couture, sempre di Catrice. Questo è lo stesso, ve l'ho recensito. Scovolino un po' più cicciotto, ma mi piace perché comunque la parte finale ha i dentini. Questo lo uso sia come mascara che come top coat, perché comunque dona questo volume proprio perché riesce a prendere le ciglia proprio dalla radice. Perché comunque i dentini, ve lo faccio rivedere, sono davvero piccolissimi. E quindi prende proprio le ciglia dalla base. Un altro mascara che non ho perché ho già buttato è stato il Dream Look di Deborah. Vi lascio comunque qua una sua foto. Trovate la recensione anche di questo nel blog, quindi giù ci sarà tutta una sfilza di link. Mascara eccezionale, mi dava un volume pazzesco. Lo scovolino è abbastanza simile a questo di Catrice. Anche lì problemi di durata, fallout zero di niente, un mascara veramente ottimo. Per quanto riguarda l'eyeliner, non ho dubbi sul mio preferito del 2017 e anzi non ho neanche la curiosità di provarne altri perché ho trovato l'eyeliner della vita e sto parlando dell'Epic Ink Liner di NYX. La cosa fantastica di questo eyeliner è che la sua punta è fatta di peletti. Cioè non è il classico eyeliner in penna con la spugnetta, ricorda molto il Tattoo Liner di Kat Von D. Sono due liner fatti proprio con tipo i pennellini del classico pennellino quello morbido. Invece grazie a questo tipo di applicatore riuscite a essere una precisione veramente pazzesca. Ma il bello è che ha un tratto sempre nero, waterproof, tiene veramente tantissimo, arrivo la sera che non ce l'ho neppure sbavato. L'unica pecca, se così si possa definire, è che ha il finish lucido. Mi piacerebbe molto se facessero sia la versione opaca, ma anche magari colorata, perché io, conoscendo questo, sono certa che lo comprerei di tutti i colori dell'arcobaleno. Però di per essere precisa ne scelgo solo uno perché è stato amore dal primo utilizzo. Sto parlando del Brow Pot di Mulac. Io ho la colorazione Universal Deep Brown, che è questo marrone freddo abbastanza scuro, e lo vedete indossato anche oggi. Tenuta eccezionale, è una pasta molto molto densa che consente di fare un tratto veramente precisissimo senza sbavature. Come vi ho già detto, la tenuta è pazzesca, infatti quando torno a casa è ancora lì e lo devo struccare perché non si è minimamente mosso durante la giornata. Siamo arrivate alle note dolenti, i prodotti labbra. Qui scegliere un prodotto era impossibile. Io viva gli spoiler. La mia matita preferita per i nude è questa di H&M nella tonalità Shock Therapy. Questa me l'ha mandata Giulia,
che ringrazio ancora tantissimo. Il colore è veramente versatile, come vi ho detto lo uso praticamente su tutti i nude tipo questo. Un altro gruppo di matite che mi ha davvero stupito sono queste di Debbie, sono le Lip Pencil Waterproof. Questi sono i tre colori che io possiedo. Ragazzi, allora, io queste le uso non come matita labbra ma come rossetto. Per me è stranissimo perché comunque solitamente le matite labbra usate come rossetto si seccano, fanno quello schifo di pellicine che è una cosa veramente inguardabile. Invece queste hanno una pigmentazione pazzesca, non seccano le labbra, ma veramente mi hanno stupito perché la tenuta è qualcosa di pazzesco. Io ci ho anche mangiato con queste e hanno resistito tranquillamente, ve le faccio vedere tutte qua. Quindi numero 12, numero 9 e numero 5, se vi potesse interessare. Ragazze, manca ancora la skincare, sono in alto mare, va bene. Allora, rossetti. Qui non è stato possibile scegliere. Allora, andiamo per marche, perché alla fin fine ho tre marche. Nabla, in assoluto, fantastica. Zen, ed è uno dei Dreamy Matte Liquid Lipstick. Ve ne ho parlato comunque già nel video precedente dei preferiti e ve l'ho mostrato comunque in altri video. Pazzesco, un colore meraviglioso. Poi, Diva Crime, cioè i rossetti in stick di Nabla. I due che più mi sono piaciuti sono Balkis, ovviamente, e Rockin' Nude. Balkis, tra l'altro, è stato un regalo di Simona che veramente ho apprezzato tantissimo. I colori in realtà sono abbastanza simili, ma non poi così tanto. Balkis, fra l'altro, mi si è anche staccato dalla base. Allora, ve li faccio vedere molto veloce. No, si è proprio staccato. Balkis e Rockin' Nude. Fra l'altro Rockin' Nude ho notato che su alcune persone, fra cui Laura, diventa quasi grigio. Questi rossetti mi hanno davvero stupita tantissimo. Hanno una tenuta eccezionale. Su di me perlomeno non seccano le labbra. Però comunque il fatto della secchezza sulle labbra ho notato che è un fatto davvero molto molto soggettivo. Però io devo dire che questi quando li metto ad un pranzo, a fine pranzo li ho ancora. Ovviamente se uno mangia qualcosa di veramente iper oleoso, non può aspettarsi che un rossetto tenga così tanto bene. Ma la cosa bella dei rossetti di Diva Crème di Nabla è che comunque una volta che magari vanno via al centro, riapplicarli è un attimo e non fanno strato. Seconda marca che è stata una delle mie preferite in assoluto del 2017 è Mulac. Allora, in assoluto il rossetto che mi è piaciuto di più di Mulac è stato Ordinary Babe. Questo era uscito per il terzo compleanno dell'azienda. È un colore meraviglioso, me l'avete visto comunque in tanti video. E questo è anche difficile da spiegare perché è un rosa malva, un po' grigio, un po' marroncino, molto particolare come colore, e ho notato che anche questo è di quei colori che cambia veramente tantissimo da persona a persona. Invece come rossetto liquido assolutamente è questo, una Velvet Ink, ed è in My Birthday Suit, che è questa che vedete indossata anche oggi. Anche questa, vista, rivista tantissime volte, è uno dei miei nude preferiti in assoluto e uno dei miei buoni propositi per il 2018 è girarvi il video dei miei rossetti nude preferiti. Ecco, così li vedete meglio. Quindi Ordinary Babe e My Birthday Suit, davvero due colori stupendi. Terza marca di rossetti, i Superstay Matte Ink di Maybelline. Di questi non spendo troppe parole, vi lascio il link che fra l'altro è il video più visto sul canale. Ragazzi, io ho trovato i rossetti della vita. Non seccano assolutamente. C'è chi li definisce appiccicosi che danno fastidio. A me questo fatto di appiccicoso non crea assolutamente disagio perché mi lascia le labbra costantemente idratate. Fra l'altro, come tipo di appiccicoso io non lo reputo fastidioso. È una questione ovviamente sempre soggettiva, però questi per me sono i rossetti liquidi migliori che io abbia mai provato. Quindi non solo 2017, sono i migliori che abbia mai provato. Io una texture del genere, una scrivenza, un comfort e una durata così non l'ho mai vista. Mi ricordo che questi proprio li abbiamo stressati bene perché avevo mangiato la pasta con ragù di mamma, ho mangiato le patatine fritte e come dessert la crepa alla Nutella. Non ho dovuto assolutamente riapplicare il rossetto e come tamponavo il fazzoletto non restava niente. Ah, ecco cosa mi sono dimenticata, sono assolutamente totalmente no transfer. Cioè lì li metti e lì il resto. Passiamo alla skincare. Qui ho fatto un misto fra viso, corpo, capelli. Prodotti per capelli preferiti in assoluto sono stati questi della linea Botanicals di L'Oreal. Io ho ricevuto le linee al coriandolo. Ragazzi, io sono innamorata follemente di questa profumazione. Spero che magari un giorno ne esca anche la crema corpo.
perché lì, giuro, la userei. Allora, a me l'azienda ha mandato lo shampoo, il balsamo, come vedete, è praticamente finito. Cioè, per me è veramente raro portare a termine un prodotto capelli. La maschera, cioè, guardate quanto poco ne resta. Contando che sotto è così, quindi è leggermente concava. E poi di questa linea c'è anche il siero fortificante, perché comunque tutta questa linea al coriandolo è per capelli fragili. Mi ricordo che quando ho ricevuto questa collaborazione ho aperto il pacco, visto che c'era lo shampoo, la maschera, il balsamo, il siero e poi c'era questo. E ho pensato, cosa può essere? Perché la maschera c'è già, tra l'altro sono anche molto simili come pack. Ragazze, c'è la candela. Cioè, io avevo questo profumo di coriandolo sparso per tutta la casa. Fra l'altro questa confezione, tutta la confezione che ho ricevuto io, se non sbaglio, è in vendita sul sito di Douglas. Di tutta questa linea trovate la recensione sul blog, anche di questo vi lascio il link giù nell'info box. Poi, siamo sempre in tema di capelli, questo è l'integratore alimentare che sto prendendo. Si tratta delle Jelly Bean Hair, è un integratore alimentare sotto forma di orsetti di gelatine. Vi lascio comunque qua sotto il codice per avere uno sconto del 10%. Mi è piaciuto tantissimo questo integratore perché comunque non è il classico integratore alimentare da prendere con un bicchiere d'acqua, perché ho notato gli integratori alimentari che ho provato io per ora sono dei pastiglioni così grandi, invece questo è anche piacevole perché sono delle gelatine al gusto di arancia. All'interno hanno tutta una selezione di componenti, fra cui la biotina, contengono il rame, il selenio e mi hanno davvero rinforzato tantissimo i capelli. Spesso mi chiedete che cosa utilizzi per i capelli, diciamo che io faccio un mix, cerco di prendermi molta cura dei capelli, ma una cosa fondamentale è che io è rarissimo che utilizzi la piastra o il ferro, quindi non vado a stressarli molto. Sempre capelli, non posso non citarvi lo shampoo di Elvive. Questa è stata veramente una scoperta che tuttora mi porto in viaggio, perché con questo avete uno shampoo, il balsamo, la maschera, quindi avete tre prodotti in uno, perché lava i capelli, li districa e li nutre contemporaneamente. Ovviamente, come vi ho già detto, è un lavaggio un po' più blando, perché comunque è uno shampoo che non contiene solfati, quindi non fa schiuma, però vi assicuro che se lo doveste provare vedreste immediatamente la differenza sui vostri capelli. Ultimo prodotto per capelli, in realtà a volte non mi rendo conto di quanti prodotti utilizzi, questa è stata veramente una rivelazione. Si tratta della maschera notturna di Yves Rocher. Ve ne ho parlato recentemente perché comunque ho fatto l'ordine più o meno intorno a ottobre, ma è qualcosa di pazzesco, basta una noce di prodotto, si mette la notte, l'indomani mattina districate i capelli e ce li avete morbidissimi, lucidi e, cosa fondamentale per quanto mi riguarda, non sporca e non appesantisce i capelli. Prodotti corpo ne ho solo due, di uno mi vergogno anche a mostrarlo perché è ridotto malissimo. Questo è ciò che rimane delle Love Me di Lush, ossia un olio da massaggio fantastico. Io l'ho, vedete, proprio quasi finito, perché comunque questo lo uso nel periodo davvero freddo. Si assorbe in un attimo, praticamente voi lo stendete sulla pelle anche abbastanza umida, l'ho massaggiato in un attimo e la pelle resta veramente morbidissima. La profumazione è fantastica perché sa di vaniglia e cioccolato. E qua mi faccio un applauso, una crema corpo preferita in assoluto 2017, anzi la crema corpo preferita 2017, questa di Nashi Argan. Pazzesca, buonissima come profumazione, è la stessa, ho notato, dello shampoo e del balsamo, ma ha un'idratazione talmente profonda che io comunque l'indomani sera, quando comunque andavo a fare la doccia, la pelle era ancora morbida, idratata, non avevo le solite crepe che mi si formano nella pelle. Altro preferito 2017 non è solo il piegaciglia, ma il suo utilizzo. Qualche mese fa ho visto un video di Cheryl Pandemonium dove spiegava che appunto lei, oltre che prendere le ciglia, le piegava in questo modo. Ragazzi, io da quando ho provato questo metodo, veramente è cambiato tutto, cioè proprio le ciglia rimangono comunque più aperte, quindi voi una volta che mettete il mascara restano di quella forma. Altro prodotto per il corpo, che in realtà non è proprio per il corpo ma è solo per le ascelle, questo deodorante dell'erbolario Absinthium alle tre artemisie. Ve ne ho parlato nei preferiti di dicembre, per chi se lo fosse perso vi riassumo brevemente. Allora, è un deodorante così in crema, dalla profumazione paradisiaca, cioè io non avevo mai beccato un deodorante con un profumo così buono. Ovviamente deve piacere, per carità, sempre tutto soggettivo come vi dico sempre, ma mi piace da morire perché la tenuta è pazzesca, non irrita, non brucia, non mi ha fatto gonfiare i miei maledetti linfonodi e in più si può utilizzare anche subito dopo la depilazione e non macchia gli abiti, cioè
Perfetto, un deodorante perfetto. Passiamo ai prodotti labbra. Allora, preferiti del 2017, il gommage labbra di Sephora. Cioè, guardate quanto poco ne resta. Veramente ottimo. C'è chi lo ama e chi lo odia. Io mi trovo nel primo gruppo. L'unica pecca è che comunque la distribuzione dei granulini non è omogenea. Mi sarebbe piaciuto che comunque fosse uguale in tutto lo stick. Inizialmente non ce ne sono, subito dopo, una volta iniziano, è fortissimo. Poi va pian piano a scemare e ogni tanto riprende con tanti granuli. Non so perché. Però devo dire che come prodotto è pazzesco e al miele risulta anche dolce sulle labbra, quindi non è qualcosa con un sapore schifoso. Io lo utilizzo la sera, dopo aver rimosso i rossetti liquidi, lo utilizzo e poi lo rimuovo, oppure lo lascio anche tutta la notte perché poi rimpolpa bene le labbra. Oppure, altro utilizzo che potete fare la mattina prima di applicare un rossetto liquido. Secondo preferito che cercavo, ce l'ho in mano, il balsamo Nuxe. Questo è stato una rivelazione. Vi parlerei dei soliti dolci labbra, ma probabilmente li ho già citati nel video precedente e non mi voglio ripetere. Quindi, oltre agli dolci labbra che uso tutto l'anno, altro preferito quindi è il balsamo al miele di Nuxe. Guardate quanto ne ho già utilizzato. Questo è impossibile da utilizzare in 6 mesi, ce l'ho praticamente un anno. Ha una profumazione un po' agrumata, sa tipo di mandarino. Non posso farne a meno, soprattutto la notte, perché io questo proprio lo lascio tutta la notte agire. Le labbra sono più morbide, pellicine zero. Mi ha curato qua tutti i micro taglietti che mi faccio sempre con il freddo. Rispetto comunque a un classico balsamo labbra, ha un costo abbastanza elevato perché costa sui 12 euro, però ripeto, io ce l'ho praticamente un anno, quindi non è qualcosa che vi dura poche settimane, ma credetemi che ne vale veramente la pena. Passiamo ai prodotti viso. Il siero preferito in assoluto dell'anno è stato questo di Omia, l'Argan con coenzima Q10. Sarà davvero difficile sostituirlo perché mi è piaciuto tantissimo. Resta molto leggero sul viso, ma rende la pelle talmente morbida e liscia. L'unica pecca, come vi ho già detto, è che a seconda della crema che si mette dopo, se se ne mette tanta, tende a fare un po' i pallini, quindi bisogna ovviamente regolare le dosi. La profumazione è buonissima, proprio ha un odore di argan che a me piace tantissimo. Ovviamente è prodotto senza siliconi, coloranti, parabeni o liminerali, diciamo che sul viso tende ad essere un pelino più attenta. Altro preferito che vi ho già citato, il pennello in silicone di AliExpress, mi sembra che costi 90 centesimi, dovrei controllare. Fantastico per andare a applicare le maschere, comunque quelle in crema. Cerottini preferiti in assoluto, credetemi se vi dico che di questi ne ho circa 6-7 scatole. Costano 1 euro, li trovate su Machilale, sono 6 cerottini. Credetemi che per ora, con tutti quelli che ho provato, nessun cerotto è riuscito a togliere tutte le schifezze che mi tolgono questi. Altro prodotto eccezionale, il contorno occhi all'avocado di Martina Gebhardt. Sono fra l'altro anche a buon punto, dai. Non me ne resta tantissimo. Anche perché la verità, io col contorno occhi sono un po' pigra, non lo metto tutte le notti perché a volte me ne dimentico. Però questo, diciamo che mi aspetto essere un po' più costante, perché lascia la zona del contorno occhi distesa, levigata, morbidissima. È davvero eccezionale, in più un prodotto biologico. Ultimo prodotto per questo 2017 non possono non essere le maschere in tessuto. Qua veramente è stato difficile scegliere e alla fine ho scelto le Hydra Bomb di Garnier Skin Active. Io non posso non avere scorte di queste maschere, ce le ho sempre. Se magari ne uso una, ne devo avere almeno due di scorta. Sono tre tipi di maschere, questa è quella purificante per peli sensibili e quella rivitalizzante per le peli più disidratate. Sono fantastiche, diciamo queste due sono abbastanza simili fra l'altro come effetto finale, davvero davvero ottime. Ragazzi, non ho guardato neanche l'orologio, ma secondo me sto parlando di fila da almeno un'ora e un quarto buona, almeno. Come 2017 non posso lamentarmi perché davvero ho provato dei prodotti ottimi, veramente ho scoperto dei prodotti che io sto amando e di cui non penso farò a meno in futuro. Quindi ragazze, io mi autocongedo, spero che questo video vi abbia tenuto un po' di compagnia, che vi abbia fatto rilassare. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo video, che sarà, penso, proprio quello dei flop, che girerò domani, perché oggi non ho più voce. Vi saluto, vi mando un bacio grande e ci vediamo nel prossimo video.